Pierre, Francesco Pierre, prendono titolare di questi microfono? No. È solo un attimo la luce. Sì. Io facciamo un po' di tutte queste cose. Ma che vedete, il primo, come già citato da loro in precedenza, le diagnosi energetiche. Ma soprattutto vorrei che fosse chiaro che noi facciamo efficienza energetica, perché in giro c'è tanta gente che confonde allegramente quello che è il concetto di efficienza energetica con quello che è il concetto di risparmio energetico. Sono due discorsi separati. Che significa fare efficienza o voler fare efficienza energetica? Un esempio banale: se in questa stanza volessimo fare efficienza energetica per quanto afferisce all'illuminazione, noi dovremmo garantire lo stesso numero di lux con i vostri piani di lavoro, ma risparmiando energia. Se invece vogliamo fare solo risparmio energetico, basta spegnere la luce. Ciò significa in pratica che noi dobbiamo fare efficienza energetica ma mantenendo le condizioni reali di benessere termoeconometrico, di lusso o di quello che diciamo serve in quel momento. E sono anche docente nei corsi Enea itineranti un po' in tutta Italia per esperti in efficienza energetica degli edifici, e nonché membro e socio fondatore dell'associazione Certificatori Energetici e Energy Manager della Regione Campania. Andiamo nel dettaglio. Io farò all'inizio una panoramica sul problema energetico, visto un pochino con occhi dal punto di vista dell'energia elettrica. Faremo un piccolo focus su due fonti rinnovabili, l'eolico e le biomasse, e invece poi ci concentreremo un po' in più sulla parte di geotermia a bassa entalpia. Prima però di continuare in questo discorso, dobbiamo dare delle semplicissime definizioni su quello che è un sistema energetico. Perché parliamo appunto di energia, ma magari dobbiamo rivedere o diciamo ricordarci di questa definizione che sicuramente conosciamo. Un sistema, dal punto di vista teorico, è un sistema che utilizza delle risorse energetiche e cerca di produrre un effetto utile, finale. Questo in tutti i campi in cui possiamo immaginarlo. In effetti però ogni sistema energetico ha degli scambi sicuramente con l'ambiente, ma soprattutto con l'aspetto diciamo più negativo di quasi tutti i sistemi, è che produce delle risultanze, produce dei rifiuti. Altresì, altra definizione, è importante capire che differenza esiste tra conversione di energia e trasformazione della stessa. Le energie ce ne sono di varie forme, ma da un pezzo di carbone come questo, che ha energia chimica, io lo converto, e attraverso una centrale termoelettrica, in energia elettrica. Viceversa, si parla di trasformazione se la stessa energia chimica che era posseduta dal petrolio diventa energia chimica per la benzina o il gasolio, eccetera. Quindi attenzione anche ai termini. In realtà, tornando al discorso del sistema energetico, le interazioni possibili comportano a livello reale una situazione di un grafico di questo tipo, quindi estremamente complesso. Chiarito velocemente cos'è il sistema energetico, bisogna calarlo nella realtà di cui si sta parlando. Cioè,
c'è un sistema energetico planetario, c'è un sistema energetico paese, dell'Italia, c'è un sistema energetico della città, sino ad arrivare ad un sistema energetico di una singola abitazione. Quindi quando si parla di energia, bisogna aver chiaro dove mi sto collocando e cosa voglio fare. Perché se sto parlando della singola abitazione è un conto, se sto parlando del condominio è un conto, ma se sto parlando del sistema paese è un altro. I livelli, le unità di misura anche, cambiano completamente. E infatti se parliamo, non lo so se si vede bene, ma questa è una slide, ci potete andare sul sito del National Geographic, è bellissima. E ci dà il mix di energia elettrica da tutte le fonti che nel mondo, nel 2008, con i dati dell'Agenzia Internazionale, vengono ad essere utilizzate. Ed è bellissimo, non lo so, forse se spegniamo solo quella lì, no. Questa. Uno dei due. Ok, ecco, qua forse adesso si vede un po' meglio. Vedete, dai, innanzitutto l'idea come ci sono delle zone ad altissima illuminazione e altre che stanno praticamente al buio. Italia, l'Europa, la pioggia. No, è qua la pioggia. In rapporto allo spazio. Ah, sì, sì, no, ma è perché non si vede bene, perché c'è tutto, sono praticamente le due zone costiere, si sovrappongono e la zona nostra degli Appennini non si vede. No, questo dà idea però di una considerazione che dobbiamo fare come mondo occidentale, che questa gente, no, non è che consuma poco, deve consumare poco, è diverso. Perché deve consumare poco? Perché se con questo mix, adesso dopo vi faccio vedere, se spegniamo carbone, nucleare, olio, gas, eccetera, che resta di quelle luci accese? Perché questi sono dei cursori, li vedete sul sito, li potete proprio muovere a piacimento. Sì, sì, si fa della simulazione come se fosse reale. Questi devono stare al buio, perché altrimenti la quantità di CO2 che si è prodotta con questo sistema ammazzerebbe tutti. Quindi loro non ne devono avere. Però non c'è una distribuzione. Assolutamente, è peggiora nel 2035, non lo so se lo osservate. L'Africa resta uguale, tranne un po'. Ma vedete che è successo? Tutte queste altre si accendono. Quindi pure acceso da dal 2008, questa è la slide del 2008, vedete? E qui passiamo a quella del 2035. Davvero carina la cosa. Invece questa è la simulazione con sole fonti rinnovabili. Siamo al buio. Stiamo rovinando. Non c'è più niente, non c'è più carbone, non c'è più nulla. Vedete? Forse non sta meglio. E come vedete, uno dei paesi più che si salva, diciamo, perché hanno molta, loro in Brasile, in Argentina utilizzano molta energia idraulica. Vedete, questo è invece, per farvi fare subito il confronto, con quello che sarebbe al 2035, vedete? Quindi non c'è proprio paragone. Un esempio su tutto, su tutti, è la Cina, che, guarda, il 79%, l'80% circa del suo consumo deriva da carbone, con questi effetti. Gli hanno tolto pure il sole e in più di recente, poco prima di Natale scorso, è uscita che per particolato PM2.5 è morta una bambina di cancro a 8 anni. Quindi questo è lo scenario più o meno in generale com'è. Però vedete, qui c'era scritto sistema energetico planetario, localizzato e focalizzato sugli aspetti della sola elettricità, produzione di elettricità. Qui ancora, quanto
emette oggi la Cina, il diametro di questo, diciamo, cerchio in rosa rappresenta le emissioni totali di CO2 dei vari paesi. E questo invece rappresenta le emissioni cumulate. Cosa vuol dire? Che a partire dalla rivoluzione industriale, Stati Uniti, Europa e l'Unione Europea hanno emesso molta, più del doppio, ciascuno, rispetto alla Cina. E questo grafico, o grafici come questi, sono le motivazioni per cui poi quando fanno i congressi internazionali i cinesi non cedono mai, perché dice va bene che io sto adesso inquinando tanto, ma tu quanto hai inquinato? Fammi inquinare quanto te. Esattamente, lo stesso resta il fatto che però eticamente noi che appunto abbiamo inquinato parecchio dobbiamo dare, diciamo, adeguarci e cercare di fare qualcosa. Di fonti primarie ci sono quelle interne alla Terra e quelle esterne. Anche qui è bene fare chiarezza. L'unica fonte energetica della Terra è il Sole. L'unica. Dal Sole deriva tutto. Il rinnovabile e anche il non rinnovabile. Tant'è che qualcuno parla di fonte rinnovabile, non di fonti rinnovabili, significando appunto che è solo il sole che ci dà tutto. L'unico discorso che si può eccettuare rispetto a questa forma di energia, fonte di energia, è la geotermia, però badate bene, quella ad alta entalpia. Cioè stiamo parlando della geotermia che si fa all'Arderello in Toscana per la produzione di energia elettrica, poi vedremo anche una semplicissima slide parlando di questo, oppure che copre la stragrande maggioranza dei consumi dell'Islanda. Quindi le abbiamo già dette, rinnovabili e non rinnovabili. Il concetto comunque è bene anche qui chiarirlo in maniera netta. Vedete che queste non è che non siano fonti rinnovabili, il problema è l'utilizzo smodato che ne abbiamo fatto negli ultimi anni, nel senso che queste fonti, se fossero state utilizzate in maniera più, diciamo, più equa e in maniera più idonea, con più criterio, ecco, anche loro potrebbero essere rinnovabili. Il petrolio finisce prima o poi. No, il petrolio è rinnovabile perché si riforma. Il problema è che l'utilizzo, se noi in 150 anni ci siamo fregati il petrolio che in milioni di anni la Terra ha prodotto, in questo tempo, in questo lasso di tempo, il petrolio non è rinnovabile. Ma se estendiamo, e abbiamo pensato come generazione, la nostra, cioè o meglio, circa la nostra, quella che va dal 1-2 secoli fa ad oggi, che tutto il petrolio fosse il nostro, non è mica vero, c'è pure chi veniva dopo di noi. Quindi l'errore fondamentale non è che quello finisca, sì, sicuramente finisce, ma che l'utilizzo che ne è stato fatto, il tempo di utilizzo non è commisurato al tempo di produzione dello stesso. Di riformazione, perché il petrolio, come il gas naturale, altro non è che tutta, diciamo, la fotosintesi clorofiliana fatta milioni di anni fa, poi che si è fossilizzata, che ha dato origine a carbone, petrolio, gas naturale, eccetera. Quindi questo è il concetto. Viceversa, chiamiamo rinnovabili quelle fonti che noi oggi consideriamo, sempre per lo stesso motivo, che si rinnovano in un tempo paragonabile all'utilizzo stesso. A rigore anche il sole finisce, però non finirà prima, dicono autorevoli scienziati, prima di miliardi di anni. Chiarito un attimino, ecco. Prego? Non ho capito. Cioè, dico, in futuro, quando non deve più far figlio, e finisce il suo. Cioè, penso che non l'umanità avrà trovato situazioni e modi diversi per agire.
dicevo, chiarito questo, è bene ricapire lo stesso concetto che ci siamo detti prima, che se si eccettua questa ad alta entalpia, tutto deriva dal sole, e di energia solare ne abbiamo tantissima, ma anche di energia eolica. Il vento nasce da spostamenti di aria calda, basta infatti immaginare, non di questi periodi ma un po' più in là, di stare sulla battigia. Il pomeriggio arriva sempre quella bellissima brezza. Quella brezza è legata al fatto che l'aria sopra la sabbia si solleva e altra aria prende il proprio posto. Quindi se non ci fosse chi riscalda quell'aria, noi non avremmo l'energia eolica. L'energia idraulica è il ciclo dell'acqua, l'energia geotermica, ripeto, va distinto l'energia geotermica ad alta entalpia da quella a bassa entalpia. Quella ad alta entalpia non deriva dal sole ma dal nucleo della Terra. Quella a bassa entalpia, sostanzialmente poco influenzata per le profondità a cui ci si arriva, nell'ordine dei 100 metri, è poco influenzata dall'aspetto, diciamo, del nucleo della Terra, ma è molto più influenzata dagli aspetti dell'energia, soprattutto nei primi fino ai 20-30 metri, dell'energia solare stessa. E così anche l'energia dal mare e l'energia dalle biomasse. Dicevamo, vi hanno parlato prima di TEP, vedete che noi riceviamo 131.000 gigatep all'anno, cioè circa 10.000 volte tutto il consumo che noi facciamo, che noi abbiamo oggi di energia primaria. Stesso, anche se in maniera minore, abbiamo circa lo 0,2% di tutta l'energia ricevuta dal sole riesce ad essere convertita in energia meccanica dal vento, e quindi ci sono poi i generatori eolici e così via per tutte le altre. Andiamo qui, un altro dato, questo abbastanza importante, però il problema dell'energia geotermica ad alta entalpia è che solo in alcune zone della Terra si può utilizzare, non si può utilizzare dappertutto. Sono quelle zone in cui in pratica la crosta è più sottile, il magma è molto vicino, e quindi in effetti cosa si fa? Si inietta direttamente acqua all'interno dei pozzi profondi, questa nel passaggio diventa vapore, torna su come vapore che va a espandere in turbina per la produzione di energia elettrica. Chiaramente questo processo, appunto, gli islandesi coprono circa il 95% del loro fabbisogno di energia elettrica con questo modo. L'Arderello in Toscana è poca roba. Poi ci sono l'energia dal mare, l'energia dalle biomasse, vedete la percentuale è bassissima che riesce a convertire in energia chimica dalle biomasse mediante fotosintesi clorofilliana, ma anche questa poi hanno un risvolto pratico abbastanza grosso. Del solare fotovoltaico vi hanno parlato, quindi non vi tedio ulteriormente. Due parole sul solare, diciamo, termodinamico. È una tipologia di solare completamente diversa per la produzione di grandi impianti, in cui si utilizza sostanzialmente un ciclo combinato. Questo sta in Sicilia e vedete questa torre, tutti gli specchi, che alla fine non sono pannelli solari per la produzione di energia, ma tutti gli specchi convergono su questo punto, innalzano la temperatura di questo fluido che poi va a riscaldare il sistema, vedete, con un sistema di sale luce estremamente complicato e che porta anche dei problemi notevoli, perché questo sistema con i sali, il problema dei sali, che poi allo studio, all'Enea, anche in questo periodo una delle sfide, è che non devono mai solidificarsi, perché una volta solidificati sono andati. Quindi attualmente questi sistemi hanno necessità anche di un generatore di calore tradizionale per poter continuare, per poter procedere con la loro
con la loro nella loro funzione. L'energia eolica. L'energia eolica è, diciamo, una delle fonti che attualmente in Europa stanno montando, di recente stanno montando nel mare del Nord tantissimi impianti offshore per l'energia eolica. Addirittura sono arrivati a potenze dell'ordine di 6 megawatt. In pratica, quelle, per chi le ha viste sul Formicoso, per chi ci passa qualche volta, insomma, nella zona, noi abbiamo la più grande che sarà di 2 megawatt. Sono 3 volte tanto in un unico generatore. Come funziona? In maniera abbastanza semplice, diciamo. È il principio più o meno dei mulini a vento. Si mette in rotazione la pala che riceve in maniera ortogonale al suo asse il vento, e poi, grazie all'alternatore e poi alla rete che arriva al trasformatore, immette energia elettrica nella rete stessa. Il problema però, sia di questa fonte rinnovabile, poi ci ho messo anche un po' di equazioni per capirci, questa, diciamo, è la, essendo ρ la densità dell'aria, S la superficie spazzata, cioè questa del rotore, e U la velocità del vento al quadrato, quella sarebbe la potenza massima disponibile dal sistema. Poi chiaramente ci sono fattori di rendimento, quindi la potenza elettrica effettiva al più può essere, diciamo, che è un 30% di questa, cioè di tutta la potenza e l'energia che arriva sul rotore, solo circa il 30% diventa energia elettrica. Quello che però è sostanzialmente. Quello che però è importante ed è fondamentale dire su questo, chiarire su questo aspetto, è che il problema delle rinnovabili per la produzione, per la mera produzione dell'energia elettrica, è legato al fatto che non sono programmabili e che quindi ci sono delle grossissime difficoltà per chi deve gestire, diciamo, per la terna, che gestisce appunto il fabbisogno energetico nazionale, perché l'eolico è come se andasse abbastanza bene nel periodo durante la notte, i venti si è visto che aumentano parecchio. Il solare fotovoltaico va bene invece chiaramente quando c'è sole. Ma il problema, dicevo, principale è che entrambe non sono programmabili e che quindi avete visto prima, quando spegnevamo carbone, gasolio, tutto il rinnovabile era poco a livello mondiale. Era poco a livello mondiale perché la sfida del futuro che, diciamo, la comunità scientifica mondiale sta cercando di affrontare è proprio questo, cioè trovare un sistema per accumulare l'energia elettrica. Perché il problema dell'energia elettrica è che nell'istante in cui viene accesa la luce, prima le ho spente, ma se le accendessi c'è qualcuno che in quel momento mi deve dare quell'energia elettrica, non c'è un accordo. Vabbè, l'energia idraulica, ci andiamo un po' più veloce, ecco la geotermia, vedete quello che vi dicevo prima, si inseriscono proprio dei tubi di acqua e ci può essere o un serbatoio di acqua sottostante oppure si fa circolare l'acqua, si va in turbina per poi espandere la stessa. Altro tipo di esempio. E veniamo invece alle biomasse. Le biomasse sono infinite, io le chiamo infinite perché ce ne sono di tutti i tipi e di più. Ci sono biomasse, biogas, biocombustibili, bioetanolo. C'è tutto un mondo che gira intorno al concetto della biomassa. Il problema qual è? Chiariamo subito che sicuramente tutti dicono è una fonte rinnovabile.
è una fonte rinnovabile, ma dipende da come viene prodotta, perché in generale non è rinnovabile. In che senso? Nel senso che tra, non immaginate l'albero, da cui poi noi lo tagliamo e facciamo il cippato che va ad essere bruciato nel nostro, nella nostra caldaia. Dice, vabbè, il gioco è semplice, tutta la CO2 che questo ha accumulato poi la reimmette, quindi nel bilancio, diciamo, della CO2, quello che io ho in me è a posto, è tutto ok. Sì, se tutta l'altra fila, come diceva l'architetto in Alto Adige, come fanno lì, se tutta l'altra fila è rinnovabile e non immette altra CO2. Se viceversa tutta l'altra fila, come nella stragrande maggioranza dei casi succede, perché arriva, mettiamo il pellet, arriva dall'Austria, arriva dal, cioè arriva da tutti i porti, arriva dal, l'ultima volta l'ho sentito al porto di Napoli, dalla Cina arriva pellet, noi importiamo pellet dalla Cina, io non ci credevo, è uno che lavora al porto di Napoli mi ha detto, no, come? Che sta qua, pellet dalla Cina. Allora domanda, io potrò pure usare un prodotto, diciamo, che teoricamente è una biomassa ed è una fonte rinnovabile, ma quanta CO2 c'è voluto per portare quel chilogrammo di pellet da me oltre a quella che, diciamo, ha accumulato? Ecco quindi qual è il problema delle biomasse. Cioè il problema, le biomasse non ne hanno problemi, il problema siamo noi, come sempre. Le biomasse sono rinnovabili di per loro, il problema è l'umanità, siamo noi. Ovviamente parlare di biomasse, diciamo, di natura, ripeto, ci sono di origine vegetale, di origine animale, ci sono di tutti i tipi, e chiaramente è un sistema abbastanza, ecco, qui per esempio vedete una centrale di produzione sempre dell'energia elettrica, un generatore di calore che poi manda in turbina e quindi l'alternatore e sempre lo stesso schema al trasformatore, oppure gas da discarica, il biogas da discarica, stesso discorso, e arriva sempre nel trasformatore. Dicevo, di tipologie ce ne sono tante, ma le problematiche, ecco, qui ve l'ho segnalato, cioè il Trentino lo può fare, noi forse un po' meno, ma noi non, se superiamo come distanza questo raggio stimato in 70, 100, 50, vabbè, qualcuno dice 50, qualcuno dice 100, ma il concetto non è quello, il punto è non prendere ad Avellino la biomassa del Trentino, non energeticamente non ha sia economicamente, ma non è solo un problema economico, perché se vedete, se, nell'esempio di prima, se è arrivato pellet dalla Cina, vuol dire che economicamente qualcuno se lo compra, quindi conviene, anche economicamente. Il problema è energetico e il problema è di, in quel caso, non sto realmente utilizzando della vera... Come? Sì, non sto utilizzando un sistema... Esattamente. Poi ci sono abbastanza dei costi ancora abbastanza elevati e delle efficienze, cioè questa trafila ha un'efficienza del 25-26%, abbastanza piccola. Infatti la grossa diffusione delle biomasse si sta verificando nei sistemi di cogenerazione localizzati vicini a grosse industrie, oppure in sistemi, dove in Trentino ce ne sono, diciamo di teleriscaldamento, centrali di teleriscaldamento. Ma in provincia di Avellino, che ha una vocazione vitivinicola, cioè tutto quello che diciamo il residuo della produzione. Sì, sì, questo potrebbe essere cioè, diciamo, questo è uno ormai 70 km ci siamo. Sì, sì, no, ma quello per esempio che diventa un progetto di quel tipo sarebbe una cosa intelligente, sia per il teleriscaldamento che per il che per la produzione di energia elettrica. Ora, in tutto questo scenario, vedete, sino adesso abbiamo fatto una premessa in generale su un sistema globale. Veniamo all'Europa.
l'Europa, ve l'hanno detto, si è posta questo obiettivo. Ma in effetti su alcuni di questi obiettivi è già ad ottimo, in ottimo, è in vantaggio, come dicono loro, ma su uno non ci sono ancora. Quell'uno è appunto quello che dicevamo all'inizio, l'efficienza energetica. E in più si sono messi poi in termini a più lunga scadenza, con tutto questo estratto proprio dalla Commissione europea, con tutta una serie di interventi che vogliono perseguire sino al 2050. Ora, quello che vi volevo far vedere è quello che è già stato detto. In Italia è il 45%, in Europa poco meno. Questo che ci dice? Che la torta dei consumi energetici in ambito europeo è sostanzialmente più del 40% è degli edifici. Ma la cosa ancora più drammatica, direi io, è che l'80% di questo 40% viene bruciato per produrre riscaldamento e acqua calda sanitaria. Cioè significa che in ambito europeo 8x4, 32, 32-33% dell'energia globale primaria che usiamo se ne va non negli edifici, se ne va solo per riscaldarci e per farci la doccia. Dai, mettiamola così. Quindi l'Europa è corsa ai ripari, ma non da oggi, sin dal 2002. Questa è la, io l'ho chiamata sulle prestazioni energetiche degli edifici, vedete, loro era energy efficiency, in Italia l'abbiamo chiamata come, che significava efficienza energetica, in Italia poi l'abbiamo chiamata rendimento energetico, perché efficiency significa anche rendimento, ma comunque. Questa è quella che ha dato il là, diciamo, alla certificazione energetica degli edifici, che oggi, in virtù della direttiva 31/2010, si chiama attestato di prestazione energetica. Poi c'è stata una direttiva importantissima, fondamentale, queste ve ne cito solo alcune chiaramente, sulla promozione e l'uso dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. È importante e vi faccio vedere dopo il perché. Sino ad arrivare alla direttiva già citata, quella degli edifici a consumo quasi zero e parzialmente recepita in Italia, e poi alla direttiva, l'ultima, che ancora deve essere recepita e che in parte con il decreto stabilità qualcosina hanno fatto, comunque questa dice che il 3% di tutti gli immobili di proprietà del governo centrale diciamo con superficie superiore a 500 metri quadrati deve essere riqualificato energeticamente ogni anno secondo questa direttiva. Quindi c'è una differenza sostanziale, perché questa dà un obbligo essenziale sugli edifici nuovi sia della pubblica amministrazione che dei privati, a consumo quasi zero rispettivamente 2018 per la pubblica amministrazione e 2020 per i privati. Questa invece dà un obbligo, dicevo, questa invece dà un obbligo sull'esistente, perché hanno cominciato a capire finalmente che non è che si può, cioè se l'1-2%, il 3% sono edifici nuovi, il problema di questo sono i vecchi a questo punto, quindi bisogna riqualificare. Come sono state recepite? Dicevo, questa dal decreto recentissimo di giugno 2013 e questo con il decreto numero 28 del 3 marzo 2011, che è importante, c'è anche un, anche in, diciamo, per raggiungere gli obiettivi della, che hanno fatto in pratica, siccome il decreto del 3 marzo 2011 è venuto dopo l'emissione della direttiva, perché vedete questo è del 2010 e questo è del 2011, hanno inserito dei requisiti che sono questi, poi una sorta di scaletta per arrivare al 2018 con gli edifici a consumo quasi zero. Cosa vuol dire? Che per ottenere il titolo edilizio dal 31/5/2012 sino a poco fa
il 20% dell'energia primaria utilizzata per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento doveva essere coperta da fonti rinnovabili. Questo è stato, deriva da questa direttiva che ha detto che poi al 2018 bisogna avere gli edifici, qua non c'è, ma al 2018 gli edifici a consumo zero. Quindi partiamo dal 20, andiamo al 35 e poi dal 2017 al 50, per non avere un, ecco, un salto netto nel 2018. Ha creato una sorta di gradualità per arrivarci. E l'hanno fatto in questo decreto che non ci azzeccava niente, diciamo sostanzialmente, perché parlava di energie elettriche rinnovabili, però visto che si trovano, lo hanno fatto. Questo decreto però, al di là di tutti gli altri aspetti, e veniamo poi al punto che più ci interessa, ha parlato per la prima volta di energia aerotermica e di energia geotermica, intendendo che l'energia aerotermica è accumulata nell'aria ambiente sotto forma di, sotto forma di calore. L'energia, vabbè, geotermica, quella immagazzinata nella crosta terrestre. Ma, vedete, qua ha detto una cosa, in tutte le direttive, in tutto quello che si diceva prima, in tutti, cioè se avete un libro qualunque sulle energie rinnovabili, non la troverete mai, l'energia aerotermica tra le fonti rinnovabili. Cioè loro dicono, voi dovete coprire questo fabbisogno, ma potete rivolgervi a una qualunque di queste fonti rinnovabili, tra cui l'energia eolica, il solare, l'aerotermica. Che significa energia aerotermica? Come si fa a sfruttare l'energia aerotermica? Le pompe di calore. E per introdurle voi la conoscete questa, vero? Tutti qua. È una caldaietta banalissima, no? Però c'è una particolarità, questa è magica come la chiamo io. I nostri cari installatori, e certe volte noi stessi, la mettiamo dovunque. Va bene sempre. Non ha alcun problema. Ci siamo mai chiesti il perché? Perché una caldaietta così stupida, come la chiamo io, va bene dovunque? Va bene dovunque perché la sua potenza non è studiata per le dispersioni dell'edificio, ma la sua potenza è studiata solo per un aspetto, questo, farsi la doccia. Vedete che noi come umanità siamo abbastanza scemi, e seguiamo, come si dice, come dico io spesso, le mode. Fino agli anni più o meno 80, quando c'erano veramente i condomini centralizzati, ci hanno venduto lo scaldabagno elettrico, e noi tutti, da, ovviamente con una potenza idonea, un kilowatt e mezzo, che sennò chi metteva 20 kilowatt staccava tutto, oppure cioè, era un costo in mano. Ma in quel momento noi producevamo l'energia, cioè l'acqua calda sanitaria, in maniera con il bollitore, con l'accumulo, perciò ci serviva una potenza più piccola perché non era istantanea. Viceversa, arrivato il metano, dopo la caratterizzazione, diciamo, dell'Italia col metano, ci siamo resi conto che era più facile produrla con la caldaietta. E quel numero non è che esce perché deve uscire, quel numero che poi oggi è stato portato a 23-24 kW viene fuori da questa formuletta in cui una portata massica o volumetrica di circa 0,18-0,22, qua ne ho fatto la media, no? Per il calore specifico, per il delta T, considerando 40-15, fa proprio la classica caldaia 20 kW. Cioè, noi abbiamo questo oggetto non perché ci serva
per riscaldarci. Normalmente le dispersioni ad Avellino, ma anche in altre zone, di 80-100 metri quadrati, se arrivano a 5-6 kW, è assai. Viceversa, noi dobbiamo mettere questa perché chiaramente con lo stesso sistema dobbiamo fare la doccia. E vi faccio osservare anche un altro aspetto, che questa spiega anche il perché, se aprono due rubinetti, noi ci incacchiamo con una bestia se stiamo sotto la, la doccia, perché arriva, che succede? Arriva acqua fredda, e c'è scritto pure qua questo, guardate, perché se la potenza massima dell'oggetto, supponiamo, è 20-21 kW, e qua tu pur raddoppio questo, ma il prodotto deve fare sempre questo, il calore specifico è quello, non è che lo cambia, né io e né lei, il delta T si dimezza, e noi... Viceversa, questi problemi, in parte, col sistema d'accumulo, venivano completamente risolti. Ma noi, prima, eravamo tutti sull'accumulo senza saperlo, con un kilowatt e mezzo di energia, di una resistenza elettrica. Poi ci hanno detto che dovevamo andare sul metano e abbiamo fatto questa scelta. Vedete, poi tutto questo si ripercuote in maniera negativissima sui rendimenti. Perché? Come? La verità, chi ci non abbiamo attesa uno, ora attesa no. La verità, ma vedete che questo non è che lo sto inventando io. Quando loro hanno caratterizzato l'Italia, hanno detto che dovevamo staccarci dai condomini, hanno fatto apposta, perché i consumi sapevano che aumentavano. E magari è convenuto a qualcuno, aggiungo io. Probabilmente è convenuto a qualcuno. E ecco, quindi in quest'ottica c'è un problema di rendimento, perché se si eccetera, noi parliamo sempre di caldaia a condensazione come se tutti la tenessimo, ma in effetti guardate che si sta andando, ci sono un mare di caldaie che a condensazione non sono, e che quando utilizzate in quel modo hanno dei rendimenti bassissimi. In più, aggiungo, vedete, quando siamo, immaginate 20 kW, 5 kW, un quarto, stiamo al 25% della potenza, il 5% della potenza totale. Quando al 100% ci stiamo solo per quei 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti che facciamo la doccia, beh, il grosso dei rendimenti sulle caldaie, benché ad alto rendimento, scende parecchio. Vedete, addirittura 78, 79, eccetera. Quindi è una bella botta. Invece noi abbiamo l'energia diretta, ve l'ha fatta vedere l'architetto, l'energia indiretta solare è quella appunto che il decreto 28 ha definito energia aerotermica, e che per essere sfruttata, che poi può andare anche nell'acqua superficiale, di falda, nel terreno, e che può essere sfruttata sempre, in qualunque momento. Mi piace citare, non perché vi voglia, stiamo a scuola, ma solo per questo, vabbè, a parte che si chiama William e quindi a me piace perché abbiamo in comune un nome e cognome, ma questo signore, Lord Kelvin, che sarebbe poi quello a cui hanno intitolato la temperatura in gradi assoluto, ha teorizzato il principio, il secondo principio della termodinamica su cui si fonda la pompa di calore nel 1857. Noi ne parliamo oggi come se fosse una immensa novità. Cos'è una pompa di calore? Una pompa di calore è un frigorifero girato all'inverso. Non c'è nient'altro che quello. È un sistema che ha un compressore e un compressore, un evaporatore, due scambiatori di calore e in più una valvola di laminazione. Qui vedete anche il ciclo vero e proprio. All'evaporatore arriva energia termica. Il compressore, perciò si chiama pompa di calore. Il compressore è la pompa, perché queste due, se questo è il... anche se qualitativo, ma è l'asse della pressione, la pompa ad alta temperatura e ad alta pressione. E poi la valvola di laminazione, o l'organo di espansione in generale,
la riporta e richiude il ciclo. E in questa fase viene ceduta energia termica all'ambiente. Per capirlo ancora meglio, è bene distinguere e capire che, perché una delle domande quando ma parliamo di geotermia, sì, ma poi buchiamo, ma a che temperatura sale l'acqua sopra? La domanda tipica di, che pure a studio mi fanno, dice, ma a che temperatura sale l'acqua? A quella che decidiamo, ma non è la temperatura di risalita dell'acqua che ci consente di utilizzarla ai fini energetici, è quello che ci sta in mezzo. Cioè, mi spiego meglio, sono due circuiti, quello di riscaldamento e quello, se presente, perché non è detto che ci sia, quello del fluido freddo, questo si chiama fluido freddo e questa sorgente fredda, quella che lavora sull'evaporatore, questo si chiama fluido caldo e questa è la sorgente calda. In mezzo l'acqua che eventualmente circola, o che ci pigliamo per esempio da una falda acquifera, oppure da un lago, dal mare, da dovunque, o l'acqua che circola nelle sonde geotermiche, non si mescola in alcun modo, cioè non c'è contatto, sono proprio fisicamente separati. È solo l'energia che questo circuito cede all'evaporatore. La pompa di calore che utilizza energia elettrica in maniera estremamente efficiente, vi faccio vedere anche la motivazione dopo, gli dà un'altra, un ulteriore apporto energetico. La somma di quello che ha prelevato dalla fonte fredda, che può essere il terreno, l'aria, esistono pompe di calore ad aria in Svezia, dicevo uno dei problemi poi quando fa freddo, ma in Svezia, Nord Europa, Bolzano, pompe di calore ad aria funzionano fino a meno 20, vanno tranquille proprio. Può anche arrivare. Appunto, quindi stanno ancora meglio. Arriva fino a un mondo, che ha vinto. Ma immaginate che climi appunto come Avellino, ma pure Napoli ancora di più, una pompa d'aria va benissimo. Oppure là, quindi il concetto è, io prelevo energia, da chi? Da una fonte rinnovabile. Quale? Il terreno, l'aria, che non è che siccome mo l'hanno scritta, cioè mo 3 anni fa l'hanno messa sul decreto, è diventata rinnovabile, lo era pure prima, solo che nessuno lo sapeva e tutti facevamo finta di nulla, ma era rinnovabile anche prima. Quindi la prelevo dal terreno, dall'aria o dall'acqua, la cedo all'evaporatore e il frigorifero, come lo chiamo io, perché la pompa di calore altro non è che un frigorifero, la cede poi all'impianto di riscaldamento. Vedete, qua c'è il simbolo di una nuova pompa, una pompa per il circuito diciamo freddo e una pompa per il circuito caldo. Questo è la pompa di calore e questa è all'interno una pompa di calore, questa è una pompa di calore geotermica dell'area AU e come vedete qua, forse si vede un po' male, però se lo vedete, ci fate caso, questo è il compressore, se girate un frigorifero, quelli vecchi però non più, dentro, sotto vedrete questo compressore. E questi sono i due oggetti che vi ho fatto vedere qua, l'evaporatore e il condensatore, con le due pompe e la valvola a 4 ville, qua sopra che si vede male perché è messa in posizione dall'alto, quindi non si riesce a vedere, ma che serve per invertire il ciclo. Che significa? Che questo oggetto può fare sia caldo che freddo, basta che la funzione di evaporazione e di condensazione vengano scambiate. In quel caso cosa succede? In quel caso succede che si preleva energia termica in estate dall'ambiente, la si pompa all'evaporatore e la si scarica nel terreno, nell'aria o nell'acqua. Che poi quello che succede con questi cosi, no? Il clit. Questi quando fanno pure fresco, sì. Questi, se d'estate vi mettete fuori, ci mettete la mano vicino, sentite che lei sta a una temperatura estremamente elevata. Perché? Perché l'energia termica che sta qui la deve buttare fuori. Per buttarla fuori, se fuori ci sono 35 gradi, l'aria che deve elaborare almeno sarà 40, quindi sarà ancora più calda dell'aria che sta
utilizzando, diciamo, dell'area esterna. Questo è un esempio, questo però è un esempio in cui la pompa di calore non aveva alcuni optional qui, come per esempio il direttamente già preinstallato il vaso di espansione e tutto quello che afferiva al circuito geotermico. Questa invece è la stessa, ma di recente costruzione, con cui ci sono altri optional installati. Come vedete, la pompa di calore, come vi ho detto, può funzionare con l'aria. E in genere si mettono due parole: aria, aria. Cosa significa questa doppia aria? Lei lavora come fluido freddo, cioè quello su cui prelevava, in questo caso è l'aria, come fluido caldo anche sull'aria. Praticamente questo schema è questo coso. Perché lavora sia sull'area internamente che sull'area esternamente. Poi può lavorare aria-acqua, cioè ci sono pompe di calore che lavorano come fonte esterna, fonte fredda sull'aria, però poi hanno un circuito di acqua, un circuito di riscaldamento di acqua. Poi c'è acqua-acqua, quindi un pozzo oppure una sorgente qualunque di acqua, oppure terra-acqua, quella effettivamente geotermica in senso stretto. Il concetto è perché l'energia aerotermica, come quella geotermica, diventa rinnovabile, è legato a, diciamo, il concetto di COP, ovvero il concetto di coefficiente di prestazione di una pompa di calore. È semplicissimo. Abbiamo detto che l'energia che prelevo dalla sorgente fredda viene elaborata dalla pompa di calore. Ci sommo l'energia elettrica che mi serve al compressore per azionarla. Quello che viene fuori, il Q1, è l'energia, come somma di questi due termini, è l'energia che cedo ai miei ambienti. Quindi il COP di una pompa di calore è l'effetto utile diviso la spesa. Quindi è l'energia che ho dato all'ambiente diviso il lavoro che ho speso. La cosa bella è che questo COP vale se è una pompa d'aria 3 mediamente, se siamo sulla geotermia appunto di profondità 4, se siamo sull'acqua 5. Questo che significa? Significa, vabbè, qua avete tutti i numerini che per dare 6 kWh, ma quello che vi volevo fare è una bozza a caso, praticamente conviene mettere questo, perché per ogni con quella d'acqua, per ogni kilowattora di energia elettrica io ne ho 5 termici, con quella al terreno per ogni kilowattora di energia elettrica ne ho 4, con quella d'aria 3. Ovviamente c'è anche una differenza di costo poi tra queste, chiaramente. Ma quello che vi volevo, cioè, com'è possibile? Cioè io te ne do 1 e tu me ne dai 4, non ce l'ho, è una cosa che non funziona. No, invece funziona, perché questa, quella che diciamo le normative europee, le PBD in testa, chiamano energia erogata, energy wave, e beh, questa è l'energia elettrica, è là dove io pago la bolletta. Ma se io devo dare tutta questa energia e sto pagando solo questa, il resto dove lo metto? È gratuito. Questa è la magia. 1857 però, oggi che è 17 aprile 2014, prima dell'unità d'Italia, per capirci, quel signore pensava queste cose e aveva capito che, diciamo, se noi utilizziamo un minimo di intelligenza, se questo è gratis, è chiaro che io ho un'efficienza di questo sistema estremamente grande. Poi vabbè, poi c'è il sistema elettrico nazionale con le sue perdite, eccetera. Ma questo è il concetto in sintesi della pompa di calore. Quindi l'energia questa volta dell'aria è
rinnovabile perché entra in questo gioco, come l'energia dal terreno, come l'energia dall'acqua. Ecco perché è conveniente la pompa di calore. E allora domanda, ma perché non lo usiamo? Non lo so. Questo non lo so. Perché non c'è. Questo, allora, questa è come la battuta di Gassman di qualche anno fa, quando era ancora in vita, che diceva, dice, questo lo ignoro. Non lo so perché non lo usiamo. Probabilmente perché così doveva andare. Come distribuzione non consente. Non consente. E adesso un breve cenno alla geotermia proprio di profondità. Perché è inconveniente? Rispetto per esempio alla fonte. Rispetto per esempio alla fonte aria. Il problema dell'aria è che ha una temperatura in termini di ore anno che è estremamente variabile. Quindi la prestazione della pompa di calore è affetta, diciamo, da questo problemino, che la temperatura varia sempre. Se invece noi scendiamo a una certa profondità, tipicamente questo è 15-20 metri, al di sotto di 15-20 metri, come vedete la temperatura indisturbata del terreno è costante, o sostanzialmente costante. Questo che significa? Che noi abbiamo delle prestazioni non soltanto migliorative, e già avevamo capito il COP4, ma anche costanti nell'anno. Questo è il vantaggio dell'energia geotermica. A dirla tutta, non è che è proprio costante, perché poi se fosse proprio costante non ci spiegheremmo perché in Islanda vanno ad ottenere questi risultati così. In effetti il gradiente geotermico c'è, e come che c'è, però influisce tantissimo al di sotto dei 100 metri. Ce ne sono di tutti i tipi possibili e immaginabili, con sonde verticali, elicoidali, nei pali di fondazione, sonde orizzontali, con l'acqua di falda, con un laghetto, con il mare, di tutti i tipi possibili. Come funziona? Assodato che sono due circuiti distinti e separati, vedete, qui ve l'ho messo proprio in negativo, come peraltro in genere si fa, la temperatura del fluido in ingresso, che è acqua agricolata nella sonda, viene rimandata giù a meno 3 e risale a 0 gradi. Questo significa che, sempre per il concetto, per la formuletta che vi ho fatto vedere prima, che passiamo sull'acqua calda sanitaria, l'energia che lei accumula è la portata per il calore specifico per questo delta T che è 3. Questa energia è l'energia gratuita su questa sonda, chiaramente, che poi ceduta alla pompa di calore diventa l'energia che serve. Ci sono tipicamente sonde a singola U e a doppia U, anche un po' tardi, ne parliamo nel dettaglio poi un'altra volta, perché Tonino mi ha detto che probabilmente si farà proprio qualcosina. Io invece vi volevo far vedere l'edificio già realizzato in riqualificazione con questo sistema. È un edificio storico, c'era una volta, è stata conservata, e quindi l'architetto ha dovuto inventarsi queste sistemazioni per lasciare la porta in piedi. L'edificio non è nemmeno piccolo, sono 215 metri quadrati, e le strategie utilizzate sono la coibentazione. Purtroppo siamo stati costretti a farla dall'interno, perché dall'esterno non sarebbero più le stradine non sarebbero passate più le macchine. Abbiamo corretto quasi tutti i conti termici, tranne uno, questo, perché i clienti non hanno voluto rinunciare alla volta, chiaramente. Sono stati sostituiti gli infissi, c'è un tetto ventilato, c'è un recuperatore di calore ad altissima efficienza, e c'è in penombra la pompa di calore con un boiler per fare acqua tecnica e acqua calda sanitaria. A fianco, qui non lo si vede, ma poi è stato installato anche il boiler per l'acqua fredda per l'estate. Questa è una sonda a doppia U, e questo è il tubo di posa del grout, del sistema di riempimento, che vi ricordo deve avvenire dal basso. Quindi quel tubo poi
lungo per la lunghezza dell'intera sonda, da lì si pompa la bentonite, che pian piano risale, gorgoglia, risale e arriva fino a su, per avere un riempimento, un tombamento, come lo chiamano in gergo, ottimo del sistema. Questa è la fase di posa della sonda, ancora la posa, poi tagliata, e questa è la fase di... Che profondità è? 90 metri, 2 da 90 metri. Ovviamente la pompa di calore dà il meglio con impianti a pannelli cadianti, e questo è un massetto ad alta conducibilità della Villaga Calcio, un massetto anidro che è eccezionale per questi scopi. Poi vi faccio vedere anche la motivazione per cui è eccezionale. E poi il passaggio all'interno, la fase di montaggio, i dati, ma quello che vi volevo far vedere, sì, l'edificio è in classe A+, chiaramente, l'edificio è dotato anche di impianto fotovoltaico, ma qui per questioni didattiche faccio vedere, come dico io, la certificazione finta, cioè è la certificazione senza impianto fotovoltaico, perché è facile andare a coprire le magagne sull'involucro, sugli impianti, col fotovoltaico. Qua stiamo in classe A+ senza fotovoltaico, quindi tutto quello che arriva dal fotovoltaico lo porta ad essere un edificio attivo. Questo è il concetto. Questo in questa sintesi, perciò io ho questa slide del certificato finito, in questa sintesi c'è l'efficienza energetica sull'involucro e sugli impianti. Qui vedete la termocamera, che può essere utilizzata e deve essere utilizzata non soltanto per fare la diagnosi, ma anche per valutare. Qui c'è la regolazione, sono i collettori dell'impianto, che e due sono rossi, sono aperti, gli altri sono tutti chiusi, in perfetta, due, cioè un ambiente richiamava energia, gli altri no, e gli altri erano chiusi. E questo è il risultato finale. Vedete, qui c'è. Ci doveva venire una scala, diciamo, a gradoni, poi ce l'ha messa in vetro, e comunque è andata bene così, perché così vediamo il risultato della corretta progettazione dei corretti materiali. Perché vedete, laddove non abbiamo per nulla posato serpentine, caldo non c'è neanche. E in più c'è un'uniformità invidiabile, vedete? Soprattutto se confrontata con situazioni di questo tipo, che poi in altri momenti io ho diagnosticato. Quindi vedete, il concetto è sempre lo stesso, quello che già vi hanno ribadito. Qui è proprio in inglese, perché è tratto proprio dalla dicitura della direttiva del 2010. Bisogna prima assicurare che l'energia per il riscaldamento e il raffrescamento sia ridotta, per poi passare alle fonti rinnovabili. E qui, diciamo, la spiegazione di questo concetto. Con questo io vi saluto, vi ringrazio, e preciso solo una cosa. Vedete, gli animali molto spesso sono più intelligenti di noi. La tana se la fanno sotto. Grazie. Voglio fare i complimenti all'ingegnere, è stato molto istruttivo, anche perché siamo abituati in modo diverso a vedere le cose. Io come tecnici faccio i complimenti per tutte le notizie che dovete assorbire, prendere, e questo me lo sono chiesto all'inizio, no? Quando dico, ma come faccio io da geometra, da ingegnere, poi a trasmetterlo ai clienti? Che poi alla fine andiamo a dire pompe di calore e tutto il resto, però la domanda che poi mi viene dall'altra parte è: ma quanto costa? E quanto ci guadagno? E questo è, per voi è straordinario, siete già nell'ambito tecnico, quindi ne fate voi parte. Proprio per questo io poi ho detto, ok, bisogna approfondire anche forse dal lato dei vantaggi, perché fuori viene percepito questo, e poi è chiaro che attraverso l'applicazione di questi sistemi tecnici si può arrivare a quello. Ma fuori vi dico io veramente, questo che interessa, le persone ti dicono quanto costa, io che beneficio ne ho, ed è importante far vedere la differenza. E
potrebbe essere importante sapere anche, non so, questo è un impianto da 5 kW dove una famiglia, ma quali sono i vantaggi? Questo addirittura è senza un efficientamento energetico, perché voi immaginatesi con tutte le cose che vi ha detto l'ingegnere e l'architetto, messe in opera, potrebbero dare dei vantaggi ulteriori a questi impianti. Immaginate che abbiamo fatto una proiezione a nord di un impianto fotovoltaico di 5 kW, più o meno abbiamo visto in 20 anni, ma in 25 anni, ma quanto può far risparmiare una famiglia? Vedete, soltanto di autoconsumo abbiamo previsto il 50% dell'energia che viene consumata, viene praticamente prodotta, viene consumata dalla famiglia, perché sapete, non tutta si utilizza nel momento della produzione. Una parte, abbiamo visto, il 50% potrebbe, questa è un'ipotesi a nord, produrre un vantaggio economico di risparmio di circa 19.000, quasi 20.000 euro. È chiaro che c'è un altro vantaggio che in questo momento, io dico che già conviene soltanto per il risparmio che porta. Ora abbiamo questi vantaggi della detrazione fiscale per chi li può usare, che comunque sono altri ulteriori 7.000 euro. Abbiamo proiettato più o meno un impianto che ha un investimento di circa 14.000 euro, di una ottima qualità, voglio dire. Quindi la metà di 14.000 sono circa 7.000 euro di vantaggi, di possiamo recuperare dalle tasse che comunque paghiamo. Abbiamo visto che c'è anche una parte che noi cediamo, che ci porta comunque un introito economico di altri quasi 10.000 euro. Immaginate che il beneficio da detrazione, risparmio, detrazione e una parte che cediamo, arriviamo a 37.000 euro circa, mentre magari l'investimento dell'impianto è di 14.000. immaginate che nel fare installare un impianto al cliente porta un beneficio di oltre 22.000 euro. Questa è una proiezione fatta a nord. Per l'irraggiamento che migliora al centro, questo vantaggio arriva a 24.000, addirittura al sud porta un vantaggio di 27.000, non di 5 di qua, poi quasi fanno come dire, su misura, da 3, da 4, da 5, questo è un esempio da 5. Ora che consumo? Quello per quanto riguarda il fotovoltaico. Tante volte i clienti, anche noi, dobbiamo essere bravi a spiegare questo, perché questo fa venire poi l'appetito per fare queste cose innovative e poi applicare quelle cose che avete visto durante questa giornata. Ecco il come creare business, creiamo l'esigenza, facciamo capire i vantaggi alle persone, perché oggi è questo che le persone non hanno. Ecco il perché dopo dei corsi tecnici ho detto voglio fare degli approfondimenti commerciali, proprio per questo poi ci sono delle persone in sala che già hanno attività avviate, proprio vi è stato consegnato quel modulo proprio per questo, magari verrete contattati, perché no, approfondite questa situazione, perché è quello che poi darà il via a nuove opportunità. Per quanto riguarda il termico solare, vedete, oggi c'è una detrazione fiscale che è pari al 65%, qualcuno dice ma le tasse in quanto lo recupero, non recupero, comunque le paghiamo anno per anno, no, siete d'accordo? Immaginate che a tirar fuori li dobbiamo tirar fuori, perché non averne un beneficio e metterle da parte? Però qua è un esempio di una famiglia di 4 persone, vedete, su una circolazione forzata di ottima qualità, abbiamo previsto un investimento di 5.800 euro, che cosa recupera il cliente? Prima di tutto 3.800 che se le va a recuperare dalle tasse, 7.000 euro sono quelli che va a recuperare come risparmio di gas, e alla fine ha un beneficio di 10.000, quasi 11.000 euro, questo è a nord, meno il costo dell'impianto, comunque un vantaggio di 5.000 euro. Al sud, al centro è di 6.400, addirittura arriviamo nella nostra zona ad avere un beneficio scorporato dell'investimento di 7.354 euro. Quindi è importante darci da fare, l'obiettivo è straordinario, è immenso, però dobbiamo anche capire i vantaggi, perché è questo che ci fa arrivare alle persone e creare esigenza per poi dare modo di poter applicare tutto quello che avete visto. Beh, io passo la parola al presidente Santosuso, che accogliamo con un forte applauso. Allora, innanzitutto io saluto tutti, sono arrivato un po' in ritardo, ma devo arrivare e di questo me ne scuso con tutti. Innanzitutto con i relatori, vi ringrazio per quello che hanno svolto stamattina, perché credo che sia stata una giornata molto molto bella, in quanto per quello che sono riuscito a seguire, insomma, ho acquisito le relazioni giuste che mi fanno fare alcune considerazioni.
e quali sono? Quella che abbiamo, un patrimonio edilizio abbastanza notevole, devo dire, in tutta la provincia di Arelino, penso che e quindi non pensate solo ai fabbricati d'oro, come giustamente diceva l'ingegnere Guglielmo Pino, che saluto, ringrazio per la sua disponibilità, per l'amicizia che ci lega, che ci ha visto anche protagonisti in un'associazione proprio che si occupa di centralizzazione energetica. E quindi lo ringrazio ancora di più per essere stato anche contattato all'improvviso e ad essere stato disponibile ad essere presente oggi qui. E poi, oltretutto, anche per la brillantezza con la quale ha esposto le sue slide. E quindi dicevo, abbiamo un patrimonio edilizio che effettivamente è importante e non pensiamo ai fabbricati che si devono costruire, che io immagino che se ne costruiranno anche. Ma dobbiamo rivolgerci in particolar modo a quello che ci interessa come categoria, credo, come di tutte le categorie professionali, al patrimonio edilizio esistente e come renderlo efficiente. E credo che qui noi ci possiamo giocare tutte le carte possibili, perché noi poi, oltre ad essere tecnici, siamo anche cittadini, prima di tutto cittadini, e quindi se vogliamo poi vivere bene, far vivere bene noi, le nostre famiglie e quelli che ci seguiranno, le generazioni future che ci seguiranno, sia un fatto essenziale, perché penso che sia così. Allora, il nostro impegno, oltre ad essere quello di trovare un beneficio economico, quindi fare in modo che i nostri clienti, noi possiamo, come dire, esportare, dare ai nostri clienti la nostra professionalità e quindi ricavare l'auto, ma sia proprio anche un fatto di normale cittadino stare nella società e far sì che questa città sia un po' sia migliore per tutti. Questo credo che sia una delle considerazioni da fare oggi alla fine di questo bellissimo convegno. Dopodiché io ringrazio tutti, ringrazio Enzo, il segretario della Vecchia, per l'impegno che ci sta mettendo in tutto questo tempo. Stiamo organizzando un sacco di incontri, credo che siamo già al quarto dell'anno, qualche cosa penso che già sia in pendola nei prossimi mesi, insomma, voglio dire, l'attività del collegio non si ferma. Devo ringraziare lui in principal modo perché veramente ci sta mettendo il tempo, l'anima e tutto questo, tutto il consiglio direttivo, perché per me quando si ragiona in squadra si ragiona in questi termini, siamo tutti quanti facendo parte di questo stesso, chi se ne occupa di meno, chi di più, chi se ne occupa di altre cose. Quindi voglio dire, per me questo è essenziale in un momento come questo particolare. Per cui io credo di non aggiungere altro, altrimenti già siamo stanchi di quello che abbiamo ascoltato, stanchi perché fisicamente impegnati, non stanchi perché abbiamo sentito le cose pesanti, ma perché a un certo punto, dopo due ore, fisicamente si arriva un attimo di stanchezza. Quindi niente, rinnovo e saluto a tutti gli auguri di una felice e serena Pasqua a tutti quanti, a voi e alle vostre famiglie. Ringrazio ancora tutti quanti i relatori per la prima attenzione e arrivederci al prossimo gruppo. Grazie.